Ciao, allora oggi procediamo alla salatura delle olive. È un sistema di conservazione diverso da quello che usavamo gli anni precedenti, cioè mettere olive schiacciate sotto olio perché le conserve sotto olio sono un po' pericolose e poi alla fine le olive rimangono mollicce e prendono un sapore cattivo. Come vedete qui è l'oliva che in questa bacinella bianca è quasi sul punto di essere matura. In questo secchio ci sono le olive che sono già mature e possono essere lavorate. Eccone qui, ne abbiamo altri di olive. Quello che ci occorre per fare questo lavoro è un secchio abbastanza capiente, le tavolette di legno che metteremo sull'ultimo strato di olivo, dei pesi di marmo, eccoli qua, e del sale. In questo caso noi abbiamo il sale integrale grosso, quindi direi che possiamo procedere e cominciamo a usare queste olive qua. Un po' di sale. Ecco qua, vedete un altro strato di olive, un po' di sale, una manciata veloce e poi usiamo le olive già scolate per fare un altro strato, sempre sale. Olive. E adesso procediamo e mettiamo la tavoletta di legno. Ecco qua. E adesso mettiamo i pesi di marmo. Con questo sistema le olive si possono conservare per parecchi mesi. C'è da dire che da quando l'oliva viene pestata, col pestacarne, cioè snocciolata, prima di essere pronta a questo livello qua, di questa maturazione, devono passare almeno 3 settimane. E dopo si scolano e si procede alla lavorazione. E quindi noi abbiamo terminato per ora, i prossimi giorni metteremo le altre che sono ancora in fase di maturazione. E, come ho detto, dopo le possiamo conservare ancora per parecchi mesi. Quando sarà il momento che le vorremo usare, tireremo fuori dal secchio la quantità desiderata, la lasceremo un po' in ammollo nell'acqua per togliere l'eccesso di sale e poi la tratteremo alla solita maniera, speziandola con peperoncino, olio, finocchio, le spezie che uno ha. Quindi noi direi che abbiamo terminato e ci vediamo al prossimo video della prossima preparazione alimentare. Ciao ciao, buona giornata a tutti!